Benvenuto nel mondo moderno. C'è proprio anche la tempesta che gli sta arrivando addosso. Prende un attimino più epica la cosa. Guarda che ti sta puntando. Ciccio, ti sta puntando. Non stare a fare le manovre. Oh oh. Ma sei piccino piccino tu. Ma guardalo, tenero e docile. Ehi, ma sta ancora caricando. Guarda che rompiscatole, tizio. Te ti devi dare una calmata. Salve a tutti, sono DronGamer e bentornati su Jurassic World Evolution. Oggi mi faccio il giro col gippino dei Ranger perché è troppo bello, porco cane. Posso praticamente farmi il giro per il parco e darci un'occhiata come se fossi anch'io un membro del team. Allora, nello scorso episodio abbiamo cominciato a muovere i primi passi all'interno della nostra struttura. E so che in molti vorreste vedere tantissime cose, ma andiamo pian pianino, sennò il gioco ce lo facciamo fuori praticamente in tre episodi. In questo vedremo finalmente di aggiungere i dinosauri carnivori. Buongiorno signori. Buono, lasciamo stare i nostri poveri Ranger. Allora, io sono andato avanti per conto mio un attimino. Infatti ho completato un po' di missioncini e altre cosine varie e ho messo da parte un bel po' di soldini. Allora, ho fatto alcuni cambiamenti. Ho spostato le centrali elettriche direttamente tutte in una zona, così che se salto una centrale elettrica so già dove boia devo andare. Sono andato avanti ovviamente anche con i fossili, anche se ormai mi sto trovando cosine un po' basilari, eh. Abbiamo un po' di genoma del ceratosauro. Aspetta, questi li avevo tenuti da parte per aprirli con voi. Qui abbiamo il Renium che vale 100.000 e altro qua, 120.000, buono. E ho trovato tante di ste robine che mi stanno dando un bel po' di soldi. Senti, sblocchiamo tutti i codi del ceratosauro, che oggi voglio fare la gabbia per i carnivori. In tanti mi hanno detto, dividi in due e metti i carnivori da una parte e gli erbivori da quell'altra. No, cioè, ragazzi, se metti che i carnivori mi finiscono con gli erbivori, va da sé, lo do per scontato, viene fuori una carneficina di dimensioni bibliche e eviterei. Quindi voglio utilizzare l'altra parte del parco, questo lato qui, per fare una piccola gabbia per i carnivori, che per adesso abbiamo solo il ceratosauro. Man mano che andremo avanti, presumo che sbloccheremo altre specie. Voglio fare almeno due copie di ogni singolo dinosauro, così la gente sarà tutta contenta e felice. Peraltro sto sbloccando anche un pochettino di genomi avanti e indietro, in modo tale da aumentare la rarità dei nostri dinosauri. Ecco qua, con questo lo porta a 21, però riduce la viabilità e la possibilità che l'uovo si schiuda. Man mano che noi mettiamo dei genomi sempre più rari, e peggio è praticamente per l'uovo, perché c'è un alto rischio che vada a farsi benedire. Però aspetta un secondo, prima di fare l'incubazione io avevo richiesto un aggiornamento per l'Ammon Creation Lab, che non ho mai sbloccato. Success rate 1.0 aumenta la possibilità del 10% che clonazione di un dinosauro venga portata a buon fine. Ok, perfetto. E dovrebbe avermi aggiunto praticamente una piccola zona qua dietro. Ergo, se io adesso vado a chiedere l'incubazione, uila! Ok, un pochettino più alta. Guarda, il ceratosauro è 96% e dobbiamo aver sbloccato tutto il suo genoma quasi praticamente. Peraltro ho visto che ognuno dei negozi del nostro parco può essere modificato, e infatti potete decidere che tipologia di oggetti vendere: il cappello, la t-shirt o la one side, che non so cosa sia, e decidere ovviamente anche a quanto venderla. Per adesso, boh, ci rende 775, non è male. E lo stesso dicasi per qualunque negozio. Anche qua al fast food potete decidere se vendere i bites, dish o dino fist, che è quella che costa di più. Vediamo la fist, gli alziamo per benino il prezzo. Nuovo genoma completo, perché siamo arrivati al 100%, giusto? Gift shop vende le lunchbox, night vision googles, direttamente, scusa, i visori notturni stile Jurassic Park 1, chi non avrebbe voluto uno? Ah ok, intanto abbiamo un nuovo ceratosauro che è stato portato a termine, quindi possiamo rilasciarlo. Ciao piccolo, allora skippa perché non ci sono troppi problemi. Ecco qua, e anche questo dovrebbe aumentare effettivamente il tasso di gradimento del pubblico, che è quello di dinosauri, è quello che ha il valore più basso al momento. Allora, sbloccherei più che altro la protezione dai cortocircuiti. Avete visto che quando abbiamo aumentato la potenza è aumentato il rischio di cortocircuiti. Con questo lo riduciamo e praticamente non dovrebbero essercene. Allora, cominciamo a portare intanto un pochettino di strada in questa direzione. Non ho troppo spazio, come potete vedere c'è una linea bianca che delimita l'area in cui io posso costruire. Quindi adesso vedrò come gestire tutto. Poi ho scoperto tante cosine interessanti. Ad esempio con landscaping, porco cane che pioggia, potete ridurre la quantità di zone paludose. Come se adesso io volessi cavare dell'acqua, aspetta un secondo che zoom un attimino, io clicco qui, come potete vedere lui mi caverà pian pianino l'acqua e avrò più aree su cui costruire. Tipo questo laghetto mi dà un pochettino, anzi laghetto, questo schifo di acquitrino mi dà un pochettino fastidio. Ecco qua che ci siamo fatti un nuovo percorso, e in questa zona io posso costruirci qualcos'altro appena l'avremo sbloccato. Allora, dato che dobbiamo mettere dinosauri carnivori, che io mica mi fido mai, ma proprio per niente, le recinzioni che dovremmo mettere sono quelle elettriche che ho sbloccato dal coso di ricerca. Costeranno un botto, presumo. Non voglio fare un'area gigantesca perché ancora non so quanti carnivori ci daranno la possibilità di avere prima che sblocchiamo la seconda isola.
Non so se dovremmo stare sulle varie isole tutte assieme. Adesso vediamo un po' come costruire il tutto, perché c'ho anch'io i dubbi, eh. Non è che c'ho tutte le risposte, anzi sto andando molto alla cieca su sto boia di gioco. Ed ecco qua, tutta la zona è completamente recintata e dobbiamo solo passarci la corrente elettrica, ma siamo al sicuro. Possiamo anche mettere una porta d'accesso per il nostro personale di ranger. La mettiamo magari da questo lato. Build obstructed, da cosa? Mi sa che devo cavare un pochettino di alberi, se no non si vede niente. Finch mi dice, aspetta un attimo, Finch mi dice che ci sono problemi con gli erbivori. Oh, ragazzoli, una cosa per volta. Ranger team, aggiungi compito e gli diciamo di rifornire sto boia di cosa. 100.000 dollari! Ma siete scemi nel cervello, vabbè, lasciamo che facciano il loro lavoro e vi sarò tutti felici e contenti. Allora, la dottoressa vuole invece che andiamo in giro per il pianeta a cercare un erbivoro di piccole o medie dimensioni. Praticamente uno di quelli che mangerebbe da terra. Ok, e loro adesso lo daranno rifornito e ci sono le nuove piante. Non sapevo che andasse manualmente rifornito. Infatti mi domandavo, ma da dove arriva la pianta a posto? Quello che mi preoccupa sono i carnivori più che altro, probabilmente andranno narcotizzati e poi devi rifornire il tutto. Vabbè, tornando a noi, allora gli metto qua il cancello d'entrata per il personale. Poi ci serve ovviamente la viewing gallery per il pubblico. Allora, da qui riusciranno già a vedere un bel po' di cose. Aspetta, ne mettiamo magari una qui. Mettiamo anche un ripetitore lì della corrente, come si chiama, in modo tale che così abbiamo la corrente per tutte le strutture. Perfetto, dimmi che ovviamente si alimentano tutte in serie. Perfetto. Non ci sono più problemi, quindi la recinzione adesso è elettrificata. Dovremmo sostituire anche quella degli erbivori quanto prima, eh. Ecco qua, ho fatto un pochettino di correzioni estetiche, così le strade hanno un aspetto più regolare. Oh, non male, non male. Anzi, sarebbe cosa buona e giusta magari mettere tipo un fast food, visto che sta zona sarà ben frequentata dal pubblico. Gli ci mettiamo un bel fast foodino qui e anche altre tipologie di attività che ci permetteranno di ottenere grandi quantità di soldi, tipo un gift shop. Ovviamente appena ti sei visto il T-Rex che si sbranava qualche dinosauro, ovviamente prendi il bambolotto a tuo figlio, che mi pare la tattica giusta, perfetto. Devo anche costruire quest'oggi quanto prima degli emergency shelter, dei ripari. In teoria non consumano corrente e costano 250.000. Sono anche piccolini e coprono una vasta area. Ecco, lo possiamo anche mettere direttamente qua un emergency shelter, così anche la popolazione si sentirà di molto più al sicuro. E un altro lo mettiamo ovviamente nella zona degli hotel. Perfetto, qua c'è un piccolo spazietto. E un altro nella zona qua in entrata. Non so se andranno attivati manualmente o se il pubblico ci andrà in automatico. Soprattutto durante le tempeste presumo che dovremmo dare l'allarme o altro. Un altro lo mettiamo qui, perfetto. Penso che siano più che sufficienti. Coprono un'area veramente molto vasta, Casomai li mettiamo anche nelle stradine più esterne. E dai, non è male, anche perché qui abbiamo comunque la CU Center. Impatta la zona dei carnivori, quindi. Buono, ho modificato un attimino la recinzione in modo tale da avere un ampio spazio aperto. Quindi in teoria adesso l'Ammon Creation Lab, dimmi che c'entra, guardalo lui. Preciso, e voilà. Madonna, è gigantesco, non mi ero reso conto di quanto fosse grande. Questo spazio qui è considerevolmente molto più grande di tutte le altre zone. Infatti se guardiamo la mappa dall'alto potete rendervi conto di come sia. Oh, ci sono problemi di corrente. Perché ci sono problemi di corrente? Sì, in effetti siamo giù di corrente perché la recinzione elettrica richiede un quantitativo considerevole di corrente. Dannazione, se mi vede la Gisualda mi licenzia subito. Allora, aspetta che costruisco un'altra centrale elettrica sempre da questa parte. Ecco qua, come vi ho detto preferisco averle tutte in un'unica zona, così in caso di problemi siamo a posto. Ci vorrà un attimino, una piccola stradina e vi sarò tutti felici e contenti. A posto. E in men che non si dica, le strutture che sono più distanti e meno alimentate non dovrebbero più essere un problema. Che dite? Chiediamo intanto che ci incubino un ceratosauro. Possiamo renderlo molto più violento, per quanto ci butti giù del 7% la vitalità del coso, ma il rating sale tantissimo. Ok, rendiamolo più pericoloso, mi pare giusto. E sicuramente la cosa giusta da fare. Possiamo rendere i suoi denti più duri. Oi là là. Il rating è a 119 da 100 di prima, la viability è a 90, ma con il fatto che abbiamo l'Ammon Lab che ha il 10% in più siamo comunque al 100%. Il ceratosauro ci costa 682.000 dollari, guardate come siamo scesi di soldi, ero oltre i 5 milioni. Ok, il ceratosauro ci dovrebbe garantire che i nostri guadagni salgano considerevolmente. Allora, devo anche ovviamente mettergli qualche mangiatoia, vediamo un attimino. Allora, essendo un carnivoro gli metterò ovviamente il carnivore feeder. Va da sé che glielo mettiamo davanti alla viewing gallery del pubblico. Su, mica scemo, così tendenzialmente bazzicheranno da quelle parti. E i nostri ranger non dovranno fare i chilometri per andare a rifornirlo in caso di emergenza. Aspetta che manca un pochettino d'acqua. Ecco qui, perfetto, così dovrebbero essere a posto. C'è nel piccolo laghetto in cui possono andare ad abbeverarsi. E a posto, dovrebbero avere tutti,
tutto ciò di cui hanno bisogno. Vediamo un po', la schiusa è al 24%. Ci vuol tempo, lasciamolo lì che finisca. E dovremmo riuscire a completare parecchi obiettivi. Se buttiamo sul rating dei dinosauri è praticamente fatta. Aspetta che nel frattempo mi hanno finito anche la nuova power station. Ottimo, quindi li possiamo mettere. L'output di corrente è aumentato, che ne produrrà di più. Compralo. Dovremmo avere anche quello che ci garantisce la sicurezza. Aspetta un secondo, dove diavolo è finito? Outage protection, così praticamente non dovrebbe mai andare in sovraccarico. Ottimo, lo metterei anche le altre strutture, perché se salta la corrente siamo nella M più totale. La rottura di scatole, che alcune zone hanno il triangolino rosso, che vuol dire che si stanno svuotando. Ma mano a mano che andremo avanti se ne apriranno di nuove. Questo è nuovo ad esempio, 105.000. Ecco perché volevano nuovi dinosauri. Buono, buono, buono. Appena possibile vediamo di buttare su tutti i tre settori. E se ci sblocca nuove tecnologie siamo a posto. Ok, stiamo per rilasciare il nostro primo carnivoro all'interno del parco. Vai, cosa potrebbe mai accadere? Se ho fatto boiate è finita, oh madonna. Oh madonna, è grosso. Su Ark non c'è il ceratosauro, non c'è neanche fra le mod. Ciao tizio, come va la vita? Benvenuto nel mondo moderno. C'è proprio anche la tempesta che gli sta arrivando addosso. Prende un attimino più epica la cosa. Ed è morto un dinosauro, credo, di vecchiaia o altro. Perfetto, contratto completato. E sono tutti contenti. Abbiamo il dinosauro morto e questo. Quanto è morto? Aspetta, è vero che hanno una barra della vita limitata. Quindi dobbiamo fare in modo che qualcuno lo vada a ripigliare quanto prima. Credo che io debba chiamare la squadra aerea. Oh, ecco che finalmente il gioco mi viene in incontro. I dinosauri possono morire per fame, disidratazione, combattimento, perché stavano cacciando malattie oppure vecchiaia. La possiamo aumentare la durata della vita di un dinosauro tramite la modificazione genetica. Quindi con il trasporto aereo possiamo effettivamente rimuovere i cadaveri dei dinosauri prima che ci causino malattie. Ah, ok, allora era la CU effettivamente che dobbiamo chiamare ogni volta. Ci fosse un tasto per chiamarli molto più rapidamente, non è che mi arrabbio, È sparito il cadavere? Non era qui, mi è sparito il cadavere. Ah, cadavere? Hanno già fatto loro? A quanto pare. Nel frattempo il nostro carnivoro come se la passa? È lì tranquillo. Sta bene lui, non c'ha problemi. Il livello di foresta è alta, non c'è troppa gente. È un dinosauro poco socievole, quindi non gli piace stare vicino agli altri. Guardalo, guardalo il piccolino. Che dite, ne chiediamo un altro? A sto punto potremmo cercare di convincere più pubblico a venire da queste parti. Oh, senti, è rischioso, ma chiediamogli a sto punto un altro ceratosauro. Sempre a 682.000. Tanto non può fallire, quindi ne approfitto un attimino. Ma ne metto magari più di 2 o 3. Si sa mai, si incacchiano tra di loro, si sbranano. E nel frattempo abbiamo lo struzio. Perfetto, rilascia il dinosauro e siamo a posto. E così anche il pubblico è contento. Siamo quasi alla fine Oh, perfetto, 1.5. Obiettivo completato. Ah, stiamo andando alla grande. Contratto completato e altri 150.000. La sicurezza ci adora da morire, è una roba incredibile. Aspetta, visto che abbiamo i carnivori, mi sembra cosa buona e giusto a potenziare la nostra unità aerea in modo tale che siano, che abbiano una mira migliore. Della serie si sa mai che se mi sbagli e mi pigli qualcos'altro o mi manchi l'obiettivo, è finita. E nel frattempo ci sono anche arrivati nuovi fossili. Vediamo un po'. Guarda che bella roba. Wayag, non so cosa sia, presumo sia un erbivoro. Quindi estrai. Sì, sono tutte DNA della stessa specie che ho trovato in Cina, perfetto. No, e estrai, bravo tizio. E abbiamo ben 756 ospiti. Ottimo, il pubblico è contento. Transport rating è un po' bassino perché devono farci troppi chilometri all'interno del parco. Effettivamente so che si può mettere la monorotaia, ma credo di non averla ancora sbloccata. Probabilmente ce la darà un attimino più avanti. Se arriviamo al massimo delle 3 stelle dovrebbe sbloccarmi Isla Muerta. Minchia, già dal nome Isla Nublar non è quella del primo Jurassic Park. Non vorrei dire una boiata, uno dei primi Jurassic Park in ogni caso. Mi ricontatta quello della sicurezza, che vuole che portiamo il tasso di gradimento dell'isola a 3.5. È tanto perché non siamo ancora arrivati a 3. Potremmo anche accettare la missione. Ok, siamo a 2.8. Ora di arrivare a 3.5 ci serviranno nuove specie di dinosauro. Vediamo di liberare un altro ceratosauro. Eccolo qua. Speriamo che non litighi con l'altro, perché sennò è finita. Ciao ciccio, come va la vita? Incazzato anche lui della serie. Mi sono svegliato male stamattina. Sono nato da un giorno e già odio tutti. Profitti per minuto saliti a 157.000. Ok, dai ciccio che ti abbiamo anche trovato un amichetto, Il pubblico dovrebbe essere stracontento. Vediamo un po' che anche... Perché mi interrompete mentre sto facendo le cose? Oh, mi ha sbloccato Isla Muerta! Allora, il bello di questa nuova isola è che ci sono le tempeste tropicali, quindi dovremmo aprire i rifugi d'emergenza, in modo tale che il pubblico non venga ferito dalle tempeste, e dovremmo gestire bene il nostro team di ranger e quelle unità aeree per riparare tutte le varie strutture rimaste danneggiate, e ci sono malattie pericolose. Allora, finiamo intanto questa un attimino. Casomai il prossimo episodio vediamo di andare nella nuova isola, anche perché se riusciamo a sbloccarci un po' di cosine quando arriviamo dall'altra parte saremo molto più tranquilli. E abbiamo un dinosauro ammalato della serie, ma è una gioia
Quindi vediamo di mandare subito la squadra di Ranger. Ecco, qui così li curerà. E altri 20.000 dollari. Cioè, qua i soldi finiscono nel cesso molto ma molto in fretta, eh. E intanto sono riusciti a fermare l'epidemia. Ah, era proprio un'epidemia serissima. Il nostro parco intanto è a 3.3. Vediamo come sta andando. Sono questi perché i dinosauri che buttano giù più che altro il giudizio generico del parco. Senti, intanto richiedo un ulteriore triceratopo, così che magari riesco a portare a 3.5 il valore del nostro parco. Anche perché il resto delle strutture sono praticamente a posto, le persone sono contente. Ci stanno anche rendendo? Stanno rendendo anche bene, in effetti, non ci possiamo lamentare. Ok, intanto rilasciami il triceratopo, perfetto. Potremmo anche tentare di creare quel nuovo dinosauro, che non mi ricordo come boia si chiamava. Vediamo un po', il Wayangosauro. Ah, perché no? Abbiamo il codo a 67%, anzi più 10... Ah no, 69%, è salito adesso perché sto ricercando il suo DNA. Potrei quasi rischiare un attimino. Dai, Marricchio, sono 270.000 dollari, se ci riusciamo è un bel guadagno per il parco. Aspetta che mi serve ovviamente più corrente, quindi andiamo a sbloccare i potenziamenti anche qui per la nostra centrale. Qui uno e qui due. Oh, e scopro una cosa adesso. Questa ha 3, quest'altra ha 0, questa ha 46 e questa ha 68. Non c'è una visione generica. Vabbè, ho praticamente costruito qualche centrale elettrica in più. Non è male, in verità è anche meglio, perché se salta una avremo più corrente per tutte le altre strutture. A sto punto io direi di mettere le recinzioni elettrificate, replace on. Ah, basta che ci clicco sopra e lui sostituisce l'intera sezione. Ah, buona sapersi, in effetti sono di gran lunga migliori. Perfetto, perfetto, perfetto. Ci costano un attimino di più di quelle normali, ma almeno il pubblico è al sicuro. E io evito che se qualcuno, che dinosauro erbivoro, tentasse di sfondare, siamo praticamente a posto. Ah, qui però la corrente non ci arriva. Ah, lo so tizio, porta pazienza, adesso vedo di portarcela io. Aspetta, se riesco a chiudere il circuito attorno all'isola, mi costa un pochettino, ma dovrebbero darsi corrente tra di loro. Ottimo, abbiamo corrente su quasi tutta la recinzione. Che faticaccia, il pubblico però dovrebbe essere bello contento, cosa vedi più della vita? Ok, abbiamo effettivamente il nuovo Wayangosauro. Rilascia il dinosauro, non so cosa buia sia. Speriamo non sia cazzareccio come specie. Vabbè, che un erbivoro. Ciao, dalla Cina con furore ti chiamo. Contratto completato, intanto altri 200.000 dollari. Quello della sicurezza è stracontento, di me. Perfetto, e mi ha sbloccato un nuovo tratto genetico, la durevolezza della pelle 2.0. Perfetto, così saranno più resistenti in caso di attacco tra di loro. E il parco sale praticamente di parecchio ora che abbiamo una considerevole varietà di dinosauri. Il pubblico è contento, siamo arrivati a 1131 ospiti. Spero ancora che l'hotel sia più che sufficiente, vediamo un po'. 1%, vabbè, non mi sto a preoccupare per l'1%. Però è anche vero che se magari gli mettiamo un altro hotel, più gente potrebbe decidere di arrivare. Il problema più che altro è trovare il posto in mezzo a tutto sto verdume. Ah, oh, ancora quello della sicurezza. Tizio, ma si sembra che mi rompi le scatole mentre sto lavorando. Vogliono praticamente che incubiamo un carnivoro. Un terzo carnivoro? Rischioso, accetto, ma è rischioso, tizio, quelli del divertimento un po' mi stanno rompendo le scatole. Dopo devo trovare un nuovo contratto. Ok, ho dovuto battere 3/4 della foresta amazzonica praticamente. Ma ce l'ho fatta e possiamo mettere un altro hotel. Aspetta, guarda, lo metto un pochettino più distaccato. E mal che vada, non mi ci vuole niente a ripiantare un paio di alberi. E vissero tutti felici e contenti. Vediamo sto tizio come se la passa. Per lui va tutto bene, C'è il suo collega anche qui, non c'è un problema di sovrappopolamento. E il livello di socialità è accettabile. Va bene, guarda, vi diamo subito un altro cugino di quarto grado. 786.000 dollari, perfetto. Comunque dovremmo riuscire a farlo chiudere senza eccessivi problemi. Guarda, per aumentare il tasso di gradimento del pubblico, visto che non ci sono eccessivi problemi a sto punto, richiediamo un altro di quella nuova specie, lo Wayangosauro. Oh, Dipartimento Scientifico mi chiede di mantenere almeno 1200 ospiti per 5 minuti. Non c'è nessun problema, accetto molto volentieri. Vediamo se posso chiedere qualche altro contratto, ma... Ah, aspetta, incubazione fallita. Ah, lo Wayangosauro è fallito. Porco di quel porco cane, butta via. Cici, mi state costando dindini e non mi piace buttare via soldi. Problema è che non ho fossili da parte, purtroppo. Ok, intanto mi ha sbloccato l'obiettivo dell'incubazione di un carnivoro. Addirittura non ci richiede neanche di rilasciarlo, basta che lo incubiamo. E infatti mi ha dato 200.000 dollari e su ancora il tizio della sicurezza, perfetto. Che dite, lo rilasciamo? È rischioso, Speriamo non si attacchino tra di loro, ma mi attirerà sicuramente più gente. Ok, lo lascio lì che tanto sappiamo che è incazzato di prima mattina sto ciccio. Hanno comunque un recinto bello grande. Oh oh, oh oh, questo è vuoto. Sai cosa? Della serie, chi me lo fa fare
di rischiare la vita dei miei cicci. Mi riprendo 25.000 dollari, che è meglio che niente, e ne costruisco uno nuovo. È rischioso, però, effettivamente, mi spiace mettere a rischio la vita dei miei dipendenti. So che mi costa molto di meno, ma tanto soldi ne ho, quindi per adesso mi accontento. E siamo sopra i 1200, quindi devo mantenerlo per almeno altri 4 minuti e mezzo. Se può fa, devo solo assicurarmi che tutto il pubblico sia contento, che ci siano attrazioni. Aspetta, che sono tornati intanto quelli dei fossili. Con un altro po' di DNA dello Ying Yangiosauro dalla Cina con furore, ecco qua, vendi il resto. Ah, abbiamo un potenziamento per il centro dei fossili che migliora la velocità di estrazione. Aspetta che lo sblocchiamo subito. Ecco qua, infatti mi è aggiunto una stazioncina, così ci metteranno molto di meno ogni volta che devono ricercarmi il tutto. Perfetto, hanno già ricercato, quindi richiedo subito il nuovo dinosauro, che mi attirerà di certo molta più gente. Inghianghiosauro, sei a posto? Ok, speriamo che non ci metta troppo a chiudersi sto boia d'uovo. Mai avuto tante rogne. Aspetta un attimo, ma posso mettere più volte lo stesso potenziamento? Oh, e chi boia lo sapeva? Così mi aumenta del 30%. Ma dai, non ci ho pensato io. Ok, finalmente lo Inghianghiosauro è a posto, rilascialo. Perfetto, intanto ho ricercato anche la velocità di ricarica delle armi dei ranger. Ottimo, così siamo a posto. Oh, e 16 secondi abbiamo anche completato questo obiettivo qua per il reparto scientifico. Siamo sopra le 4 stelle ormai, eh. Si può arrivare veramente a 5 stelle e quest'isola la possiamo considerare completa. Oh, oddio, cosa sta per succedere? Cose, aiuto. Oh, ho sbloccato Isla Nublar. Ah, su Isla Nublar c'è la modalità sandbox, quindi possiamo costruire qualunque cosa senza avere problemi di budget. Ok, non ci sono contratti o missioni, quindi non devo rompermi la ciolla, posso costruire come mi pare. E posso tenere tutto quello che abbiamo sbloccato nelle altre isole. Va da sé che se non abbiamo sbloccato cose, non ce l'avrò ancora nella modalità sandbox. Quindi Kulti dice, intanto fatti le 5 isole e poi vai a Isla Nublar. Ok, contratto completato, mi ha dato 150.000 dollari, il reparto scientifico mi ama un po' di più. Oh mio Dio, ste cavolo di piogge torrenziali per adesso non sono un gran problema, almeno a questo punto di vista non ci possiamo lamentare. Allora, mi ha ricontattato la tizia del reparto scientifico, mi dice di acquisire almeno il 7% del genoma Dracorex. Che boia è, signorina? Io lo accetto anche volentieri, ma dove lo trovo il genoma Dracorex? Beh, non c'è che dire, abbiamo una marea di dinosauri adesso, eh. Per adesso non c'è stato anche nessun incidente, che cosa buona e tanto giusta, tra di loro non hanno neanche litigato. Sono tutti pacifici e tranquilli. Oh mio Dio. E abbiamo oltre 5 milioni di dollari. Spero che sto budget ci possa venire trasferito anche nella nuova isola, perché mi farebbe molto comodo, eh. Ah, abbiamo anche le missioni principali per la squadra, che mi ero dimenticato. Lui voleva 50% del genoma del ceratosauro. Fatta. Ok, scusa Ciccio, mi ero completamente dimenticato delle missioni principali. Quindi adesso vuole che io rilasci un nuovo ceratosauro. Ne abbiamo rilasciati talmente... No, aspetta, ceratosauro. Mi sono ricordato dopo che il carnivoro. Rilasciarne 4 potrebbe essere un problema. Vediamo se possiamo venderli. Allora, proviamo un attimino a narcotizzare questo tizio qua. 30.000 dollari per narcotizzare un dinosauro. Ma mi prendi in giro. Ok, ora dovrebbero arrivare e sparargli. Cioè, potrei farlo anch'io, ma ho paura di far schiantare l'aereo, onestamente. Quindi per adesso faccio in modo che sia l'elicottero in automatico a fare il lavoro. Ok, ecco che si stanno posizionando. Gli hanno sparato, però ci vorrà probabilmente più di un colpo per riuscire a narcotizzarlo. Dove va? E fugge lui. Svenuto. Svenuto, perfetto. Ora vediamo se posso usare uno dei team per portarlo via e venderlo. Ah sì, effettivamente una volta selezionato, se premo R dovrebbero venderlo. Ci ripendo 167.000 dollari. Così che se metto un terzo dinosauro, almeno non ci sono troppi problemi. Quindi dovrebbero venirselo a prendere. Io ci ripiglio un pochettino di soldi. Questo è utile anche per ridurre un pochettino la popolazione. Guarda come se lo vengono a prendere. Sicuri che sta cosa è in automatico? Non c'è nessuno che fa... che scende, vediamo un po'. No, no, ci si aggrappa al dinosauro e lo porta via, degno del miglior arca. Arrivederci, signor Ceratosauro, è stato piacere conoscerla. A posto. Allora, aspetta che intanto chiedo una nuova incubazione, che tanto di solito non ci dà problemi. Aspetta, a questo punto potenzio anche questo Hammond Creation Lab, aumentando il success rate. Tanto corrente ne abbiamo, così che non ci saranno problemi anche con le creazioni future. Perfetto, abbiamo il 30% in più di tasso di successo. Cosa vuoi di più dalla vita? Queste centrali non sono neanche più saltate con i nuovi potenziamenti e vi sono tutti felici e contenti. Siamo scesi un attimino però da quando ho venduto il dinosauro, eh. La popolazione se n'è accorta, il popolo di YouTube, e i nostri iscritti si stanno lamentando. Ok, nessun problema. Dobbiamo aumentare anche lo shopping e il divertimento. Quindi i nostri ospiti richiedono un attimino più di strutture. Fun shopping. Gli mettiamo un altro gift shop lungo la strada, soprattutto nelle zone un attimino più trafficate. Glielo metto qua in parte al fast food. Ok, vicino un pochettino all'entrata. Ma vabbè, con la gipina dovremmo fare un attimino un po' di derapate e via.
ma almeno non ci saranno troppi problemi. Ceratosauro 100%, rilascio il dinosauro, ottimo. Skippa pure il tutto. Oh, e abbiamo completato la missione. Missione un parco commerciale. Sì, perché sapete bene che è con i dinosauri carnivori che si fanno i big money. Cioè, notare la quantità di gente che c'è, peraltro. Ah, vuole che costruiamo un'altra mangiatoia. Vabbè, siamo pieni zeppi di soldi. Buttagliene un'altra qua, vissero tutti felici e contenti. Nel frattempo, vediamo un attimo di potenziare le strade quella maggiore viabilità. Quando vuoi, ok. Pian pianino dovrebbe farmele rimpiazzare, che se c'è troppa gente probabilmente non te le sostituisce. Ah no, gli rompe le scatole se hai costruito gli edifici troppo vicini e quindi non può allargare le strade. Ah, che rottura di maronzoli. Quelle però un attimino più esterne non dovrebbero essere un problema. Qui ad esempio c'è la centrale elettrica che gli rompe le scatole. Ok, adesso ho capito. E siccome non gli basta il tizio della sicurezza, adesso vuole che costruiamo un coso con le esche vive. Quindi c'era la classica pecorella. Ma povera, la gente viene lì per vedere la capra sbranata. Ma santo cielo, mi sento un pochettino in colpa. Alcune strade sono riuscito a sostituirle. Quindi ci sono un po' di strade grandi e un po' di strade piccole. Cosa volete? 5 secondi di vita pure a me. Mi sono ricompensato un parco commerciale. Olè, altro milioncino. Dracorex now available. Oh, il famoso genoma di Dracorex che dicevano. Quindi abbiamo sbloccato un nuovo fossile che possiamo andare a cercare. Questa mi piace. Sì, abbiamo nuove specie direttamente qua negli Stati Uniti, tra cui il Dracorex, andateci direttamente. Così riesco a completare anche l'obiettivo, il 60% del genoma del Dracorex. E per un altro obiettivo per quelli dell'intrattenimento, devo evitare che 6 persone muoiano per almeno 5 minuti. Grazie della fiducia. Grazie tante della fiducia. E se non mi sbaglio, manca l'ultima missione, che è quella della sicurezza, che vuole un Edmontosauro. Vabbè, una cavolata. Prima che ne sto creando parecchi di Edmontosauri. Ok, e abbiamo il nuovo Edmontosauro, perfetto. Il che in teoria dovrebbe permetterci di sbloccare anche l'achievement per la sicurezza. Ah, che si chiama Pregato Protocolli di Sicurezza. Ciccio, fino adesso sono stato stra-attento, c'erano anche recinzioni elettriche a proteggere l'intero parco. Che peraltro davvero ci abbiamo tanti dinosauri, eh. Cosa vuoi? Open the enclosure gate. C'è sto tizio fuori di testa, vuole che apra una delle porte. Ah, ok. Ma mi pare un po' stupida come azione. Perché la dobbiamo fare quando c'è la popolazione, c'è il pubblico in giro? È una boiata assurda, tizio. Se esce qualcuno di pericoloso è finita. No, chiudi la porta, chiudi la porta. Ho visto qualcuno che correva. Cos'ha sto tizio? Agitato? Danger to guest? Oila! Dovrebbe essere a posto, perché poi è agitato. Tutti i suoi parametri sono giusti. Tizio, no. Ci sono le recinzioni elettriche. Ehi, ma sta ancora caricando. Guarda che rompiscatole, tizio. Te ti devi dare una calmata. Ho la vicina impressione che questo sia agitato perché fa parte della missione. Ok, aprigli la porta. Ok, tranquillizzatelo, veloci. Aspetta, richiudi la porta. Ce la faccio. Dimmi che è ancora dentro, sono un genio. Parco cane, ci hanno anche abbassato il rating per tutte le prove che stiamo facendo. Ok, dovrebbe riuscire a tranquillizzarlo senza troppi problemi. Tizio, placati, a posto. Sì, uno dei triceratopi è morto, poverino. Dovrò chiedergli dopo di rimuovermi il corpo. Aspetta. Intanto ho richiesto che il dinosauro sia spostato, perché per il gioco il dinosauro è uscito, ma io sono riuscito a bloccarlo all'interno, che sono stato un furbacchione. Quindi adesso pian pianino la nostra squadra dovrebbe recuperarlo e spostarlo. Dopo togliamo il cadavere e vi sono tutti felici e contenti. Ah, posso richiedere un'altra unità aerea. Ah, uno per un compito e uno per un altro. Aspetta allora che richiedo un nuovo triceratopo appena possibile, in modo tale che così il pubblico non si lamenta. Gli diamo un altro bel triceratopone e vi sono tutti felici e contenti. Nel frattempo qua mi stanno spostando lo psicopatico. Era andato fuori di testa. Spero di non dover riparare le recinzioni. Vediamo un po' se dall'alto. No, sembra tutto a posto, non ci sono strutture danneggiate. Probabilmente dobbiamo subire parecchi danni prima che ci siano evidenti problemi. Aspetta che nel frattempo continuiamo a estrarre il DNA del nuovo dinosauro. Ok, siamo riusciti a spostare il ciccio. A posto, quindi in teoria io ho completato. Ah, si è risvegliato anche, come va tutto bene, tizio. Sembra essersi placato. Olè, vi sono tutti felici e contenti. Missione completata. Protocollo di sicurezza. A posto. Quindi ci sono 5 missioni, ognuna su ogni isola, per le nostre squadre. E mi hanno dato Storm Defense. Oh, mi ha sbloccato qualcosa per la difesa dalle tempeste. Una nuova struttura abbiamo finalmente. Ed in effetti abbiamo la stazione per la difesa dalle tempeste. Fornisce protezione contro i danni climatici agli edifici attorno. Oh,
In un'area anche abbastanza grandina, eh. Aspetta, aspetta, vediamo i turagli. Porco cane, però ho tutto lo spazio, starei iper pieno. Ah, aiuto, dove lo metto? Allora, per adesso lo possiamo mettere qui. Ok, non so se ci avrà bisogno di personale o altro. Ci colleghiamo comunque le strade. E assicuriamoci che anche qui non ci dovrebbero essere problemi di tempeste. Ma nell'eventualità voglio assicurarmi che qualunque zona sia adeguatamente protetta. Soprattutto qua dove ci sono gli ospiti. L'area blu, come potete vedere, è gigantesca e offrirà adeguata protezione. Ottimo, anche da sto lato. Quindi li dovremo costruire quando arriveremo, soprattutto nella nuova isola, con il prossimo episodio. Come detto, voglio procedere per gradi. Se no, ragazzi, il gioco ce lo finiamo in 10 minuti. E tanti saluti, e poi la serie così conclude. Qua l'ho messo decentrato in modo tale che offra protezione a tutta la zona attorno a sé. Quindi le zone sono ben protette. Cosa c'è? Vuole una spedizione? Sì, stiamo facendo 100.000, si diverta. Aspetti che il genoma del Dracula mi ero dimenticato. Io sono in partita così 2 ore ridendo, scherzando. Aspetta che intanto è pronto l'altro triceratopo. Buono, così il pubblico sarà tutto contento e felice. Un feeder ha bisogno di essere rifornito. Bada se che è quello dei carnivori, ma guarda un po'. Ma guarda un po', non lo possiamo rifornire dall'alto. Ci sono specie letteralmente dovunque. Io ho paura che attacchino sti tizi. Ma c'ho veramente cago che attacchino. Potremmo provare, eh. Non dico di no, però. Allora, mandiamoli a rifornire il coso dei carnivori intanto. Stiamo attenti che non li attacchino, perché, aiuto, sono praticamente in zona. Non dimmi che c'hai fame proprio adesso. No, non c'hai fame in effetti. Devi solo rompere la ciolla per quei 5 secondi in cui i cosi riforniscono il tutto. Ragazzi, non mi aprite la porta mentre c'è proprio il ceratosauro davanti. Oddio, oddio, oddio. Sperenbeng. Non attaccare. Non attaccare, cattivone. Non attaccare. Di certo non ha gradito. Di certo non ha gradito. Tizio veloce. Tizio veloce, che il ceratosauro si sta muovendo. Oh, sta per attaccare. No, non attacca. Sembra avere un pochettino paura, quindi se ne sta alla larga. C'ho cago che mi attacchi. Ranger, ci diamo una mossa? Perché questo punta. Questo punta. A posto? Guarda che ti sta puntando. Ciccio, ti sta puntando. Non stare a fare le manovre. Oh. Veloce. Guardalo che si è buggato. Guardalo. Oddio. Che succede? Ah, spedizione completata, sì, ho capito. Dai, Ranger! E con calmina, la prossima volta. Ma avete fatto cagare. Ok, abbiamo la possibilità di fare un nuovo dinosauro. Effettivamente il Dracorex. Spec, gli do un'occhiata. E diamo... Ah, no, è un erbivoro. Ah, vabbè, ma allora se di base è così un erbivoro non ci sono problemi. Mi ero un attimino cacato. Ho richiesto che vadano a trovarmi nuovi fossili, così siamo un pochettino più sicuri. Ok, del Dracorex nell'ambra, perfetto. Fatta, e con questo ce lo possiamo sbloccare. Mamma mia, mi sarà venuto un episodio lunghissimo per me da montare, ma ne è valsa la pena. Volevo almeno finire la seconda isola. Questo ce lo porta al 72 comunque, più il 30%, comunque siamo sicuri che riusciranno a incubarlo. Perfetto, e abbiamo un ultimo dinosauro, il pubblico è contento. E io direi che possiamo anche abbandonare quest'isola, come abbiamo detto. E nella prossima cercheremo di... Ah, ricominciare tutto da capo, questa volta predisporrò di avere già le strade più larghe. Aspetta che nel frattempo lancio anche una ricerca, valasce. E finalmente abbiamo il Dracorex. Oh, non credo che ci possano sbloccare altri dinosauri in questa prima isola. Quanto è piccolo? Ma sei piccino tu. Ma guardalo, tenero e docile. Oh, il pubblico ti adorerà tantissimo. Ok, e lasciamolo libero lì a far conoscenza degli altri erbivori. Nessuno dovrebbe rompergli le scatole. Questo dovrebbe portarci molti più visitatori. Se arrivo a 1600, facciamo contento anche il dipartimento dell'intrattenimento, così non mi rompono le balle. Buono, dai, direi che possiamo abbandonare la nostra piccola isola. Non abbiamo avuto incidenti se non quello previsto dalle missioni del gioco. Il pubblico è contento, abbiamo quasi 1600 persone. Dobbiamo rifargli tutte le strade, ma vabbè, dettagli andavano progettate prima, non me lo potevo sapere. In fuori una cosa abbastanza bizzarra da guardare per adesso. Ma non stiamo a preoccuparci. Abbiamo una marea di erbivori, abbiamo il nuovo Dracorex, piccolo, tascabile e puccioso. Ma soprattutto abbiamo tante nuove tecnologie che ci permetteranno nella seconda isola di stare attenti a tutte le necessità. Aspetta che intanto gli avevo fatto un altro Dracorex. Eccolo qua, così il pubblico è contento e felice. Siamo a 1600, eccolo qua, e le genti sono contente. Se avete qualche suggerimento, ovviamente scrivetelo nei commenti. Lasciate un bel mi piace, continuare la serie. Candidati a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Se la Gisualda non mi licenzia prima, eh. Ciao ciao.